Ciao, vuoi fare una partita a Game of Thrones? Ecco un utile video tutorial. In una manciata di minuti ti spiegherò come funziona il gioco. A Game of Thrones possono partecipare da 2 a 4 giocatori per partita. Il gioco è semplice da apprendere e dura circa 20 minuti. Per iniziare a giocare, mescola il mazzo delle carte vagone e posizionalo al centro del tavolo. Poi distribuiscine 7 a ogni giocatore. Ciascuno riceve anche una carta locomotiva. La locomotiva viene posizionata in cima al proprio treno, alla sinistra del giocatore, e i vagoni vengono disposti in ordine numerico decrescente. Vince chi per primo riesce a disporre i propri vagoni in ordine crescente. Il giocatore iniziale, scelto casualmente, pesca una carta dal mazzo e la sostituisce a una delle sue carte vagone. La carta sostituita viene posta al centro del tavolo, a faccia in su. Il giocatore successivo pesca invece 2 carte, ne scarta una a sua scelta e posiziona la carta restante nel suo treno. A partire dal secondo turno, il gioco cambia e ogni giocatore ha 2 opzioni. Può pescare una carta dal mazzo e sostituirla a una delle carte vagone del suo treno, oppure può utilizzare l'abilità di una delle carte al centro del tavolo. Ecco la descrizione dell'abilità delle carte. L'abilità di questa prima carta permette di scambiare di posto 2 vagoni adiacenti del tuo treno. Quest'altra carta permette di scambiare di posto nel tuo treno 2 carte vagone che abbiano tra loro esattamente una carta. Questa carta ha l'abilità di far spostare di 2 spazi verso sinistra una carta vagone del tuo treno, mentre quest'altra carta permette di spostarne una di 2 spazi verso destra. Questa carta è un lucchetto di protezione. Metti questa sotto a una carta vagone del tuo treno per evitare che venga rimossa. Però, se la carta protetta cambia posizione, questa perde la protezione e il lucchetto viene scartato. A differenza delle altre, questa abilità con il simbolo di una carta barrata in rosso ha effetto su tutti i giocatori. Tutti devono rimuovere la carta in mezzo al loro treno. Le carte così rimosse vanno messe a faccia in su in mezzo al tavolo. Quindi ogni giocatore pesca la prima carta del mazzo e la mette nel proprio treno, al posto di quella rimossa. In questo caso il giocatore in basso non deve rimuovere la sua carta centrale, perché è protetta da un lucchetto. Una nota importante. Se in un qualunque momento ci sono più carte a faccia in su al centro del tavolo con la stessa abilità, vanno scartate a coppie. Se nel simbolo dell'abilità la carta barrata in rosso è quella a destra, significa che tutti i giocatori dovranno rimuovere e sostituire il vagone più a destra nel loro treno. In questo caso, quindi, entrambi i giocatori sostituiscono la loro carta più a destra con una nuova. Le carte vengono sostituite a partire dal giocatore che ha utilizzato l'abilità della carta e procedendo in senso orario. Se la partita sta per terminare, questo può essere determinante. Come puoi vedere, adesso il primo giocatore ha tutte le carte disposte sul tavolo in ordine crescente. Questo significa che la partita è conclusa e che lui ha vinto! Se questo video tutorial di Game of Thrones ti è piaciuto, ti consiglio di dare un'occhiata agli altri giochi DV. Visita il nostro sito e buon divertimento!